Ci vuole un po' di tempo per togliere la cadenza dialettale, ma sei molto migliorato. Insomma, mi stai dicendo che quando hai cominciato mi sei potuto assentare. Cioè? Guarda, zia, tutto a posto? Sì, è tutto a posto. Che succede? Fatti i cazzi tua. Ha salvato il figlio di un pezzo grosso dell'Andrangheta, quella gente che non dimentica. Tu ora per me sei come un figlio. La tua paga deve essere adeguata. 200 all'ora. Facciamo 300. Qui noi siamo una famiglia. Allora mi sa che lo devi chiamare padrino, amore. Io non sono capace di fare male a una mosca. Fino a quando la mosca non mi rompi cogliona. Questa qui che è la sua patente? Certo, il mio. Tra 3 mesi. Il bene trionfa sempre. Sei dai tuoi amici mafiosi. Tu sei diventato uno di loro. Io vorrei interrompere le lezioni con Mario perché non ha più bisogno di me. Che cosa sta succedendo? Avete sbagliato casa? Sì, sì, lo diceva pure Pablo Escobar. Uno di famiglia. Tanto ci vediamo, perché scappi. Scappo? E dove? Dal 25 ottobre al cinema. Ciao a tutti, ho per voi qualche curiosità random sui film italiani. Per esempio, sapevate che l'idea per La pazza gioia pare sia venuta a Virzì sul set del Capitale Umano, vedendo la moglie, cioè Micaela Ramazzotti, che al tempo era incinta, camminare incerta nel fango e nella neve, aiutata proprio da Valeria Bruni Tedeschi. Ecco, i due personaggi sono nati lì, in quell'immagine che avrei voluto inseguire con la macchina da presa, ha poi dichiarato il regista toscano. Poi, cambiando argomento, Luca Zingaretti, che da anni e con grande successo veste i panni del commissario Montalbano, non ha avuto sempre vita facile. Ha dichiarato che all'inizio della sua carriera non aveva il physique du rôle del protagonista. Per il ruolo principale di una fiction vinse il provino, ma la Rai si rifiutò di scritturarlo e gli fu detto chiaramente che non era un nome e non aveva santi in paradiso, e quindi ovviamente cose che succedono sempre, ci rimase malissimo e comunque quel funzionario è ancora al suo posto. Luca, che novità, direi che poi ha avuto la sua rivincita comunque, decisamente. Bene, per oggi è tutto, ci trovate anche su Instagram e Facebook, i link sono in descrizione sotto il video. Ciao, a presto.